Computer. Okay. Buonasera a tutti. Questa sera il nostro amico Daniele Coppa del gruppo archeologico Comasco ci parlerà della storia dell'ulivo e dell'olio. A te la parola, Daniele. Vado, condivido. Ok, lo vedete? Sì. Lo state Sì, vedendo? Sì, sì, sì. ok. Allora posso cominciare. Anche se questa qua mi copre, vediamo un po' se riesco a spostarlo. Ah, ecco, così, insomma, mi copriva una parte dello schermo. Allora, storia dell'ulivo e dell'olio. Allora, storia dell'ulivo e dell'olio, dobbiamo cominciare dall'ulivo, chiaramente, prima di parlare dell'olio. Allora, l'ulivo nella mitologia, non c'è nessun albero, non vedo nessun altro albero, qualsiasi altra cosa, che sia stato caricato di simbolismi, di miti, di leggende, così come lo è stato l'ulivo proprio. Insomma, tanto per esempio, secondo i greci, l'ulivo è nato da una sfida tra Poseidone e Atena per la conquista dell'Attica. Zeus, insomma, fece da arbitro, quello che avrebbe fatto il dono migliore agli uomini, avrebbe avuto l'Attica in regalo. Poseidone regalò il cavallo, Atena regalò l'olivo. Zeus decise che l'olivo era meglio del cavallo. E così assegnò l'Attica, cioè praticamente la zona di Atene, quindi la città stessa dedicata ad Atena, ad Atena. Ecco, insomma, in realtà poi l'ulivo non è nato nell'Attica, comunque però ai greci piace pensare quello, ecco. Secondo gli egizi, invece, fu Iside, la dea della luna, a donare agli uomini la. Nella religione cristiana l'ulivo è il simbolo della sacralità e della pace, è quello che rappresenta, insomma, diciamo, la pacificazione tra Dio e gli uomini dopo il diluvio universale, cioè, insomma, veramente non si finirebbe mai di parlare di leggende, di storie legate a quest'albero, no? Allora andiamo un po' a vederlo, quest'albero, no? Iniziamo un po' da dove è nato l'origine dell'ulivo. Ecco, l'origine dell'ulivo è esattamente la stessa origine che hanno avuto tutti i vegetali, tutti i milioni di vegetali che sono apparsi sulla Terra nell'arco dal brodo primordiale fino a oggi. Cioè l'ulivo nasce, le specie vegetali nascono da un incrocio casuale tra due gameti che provengono, da un incrocio casuale tra due gameti che provengono da due specie diverse. Cioè, insomma, i vegetali, come magari saprete anche voi, lo si studiava fin dalle elementari, sono ermafroditi, cioè possiedono sia l'apparato genitale maschile che quello femminile, per cui si producono, diciamo, da soli attraverso questi due, i due apparati genitali che possiedono tutti i semi che poi generano le altre piante. Però non è il solo modo in cui i vegetali si incrociano. Esiste anche l'altro metodo, insomma, che è quello per un intervento esterno, quando il polline, cioè la parte maschile portata dal vento o portata da animali come gli insetti, come le api, va a posarsi nella parte genitale, nell'organo genitale femminile della pianta. In questo caso nasce c'è una possibilità, cioè che se si tratta di due gameti, cioè sia quello femminile che quello maschile, che provengono dalla stessa specie, allora nasce un seme della stessa specie. Cioè, supponiamo per esempio una rosa, un polline di una rosa rossa che va a posarsi sull'ovario di una rosa bianca. Nasce una rosa pallida, una tea, perché sono della stessa specie, un po' diverse, però della stessa specie. Se supponiamo, per esempio, che il polline di un carciofo vada a posarsi sul pistillo
di una rosa, in questo caso non nasce nulla, perché sono due specie diverse e quando i due gameti, le due coppie di cromosomi entrano nella cellula uovo, la cellula uovo muore. Però esiste un caso che, secondo i calcoli che hanno fatto, sono stati fatti dai biologi, insomma, uno su 700.000, per cui da un incrocio di due specie diverse nasce una terza specie. Ecco, insomma, per esempio da un incrocio tra una rosa e un carciofo, tanto per fare un esempio, c'è una possibilità su 700.000 che nasca un vegetale che è un incrocio tra i due. Sono un caso, questo è il motivo per cui nascono le nuove specie. Poi questo nuovo vegetale, essendo un ermafrodita come lo sono gli altri, produce semi che cadono per terra, che germinano, che vengono portati dal vento e si espandono. Insomma, tutte le specie vegetali sono nate in questo modo. Noi non sappiamo da quale incrocio sia nato l'ulivo, perché il genoma dell'ulivo non è ancora stato completamente decodificato, quindi non sappiamo quali due specie lo abbiano generato. Però sappiamo che questo l'ulivo ha avuto probabilmente il suo habitat originario in Siria circa 12.000 anni fa. Quindi è una specie relativamente giovane. Cioè, parlando un po' a questo, ricordate un po', non so chi l'ha seguita, quando avevo fatto il salotto sul grano, quando si parlava del grano, un altro prodotto che è nato sempre alla stessa maniera, da un incrocio di due specie diverse, che però ha questa strana caratteristica che è avvenuto per due volte in un periodo di tempo relativamente breve. Quindi prima c'è stato un primo incrocio e subito dopo, da quello che è nato da questo primo incrocio, c'è stato un secondo incrocio che ha generato il grano. La prima spiga di grano, così come è esistita la prima spiga di grano, è anche esistito il primo ulivo della storia. Questo incrocio casuale avvenuto tra due specie che noi ancora non sappiamo quali sono, che hanno generato il primo ulivo della storia dell'umanità in Siria, 12-15 mila anni fa circa, e che poi dopo è andato a generare le altre che via via si sono allargate sempre di più. Ecco, allora vediamo un po'. Ecco, che voglio fare un piccolo raffronto, tanto per spiegare un po' come si svolgono queste, come si espandono queste culture, confrontare un po' l'età dell'olivo e l'età della vite. Ecco, l'olivo ha 12.000 anni, 12, 13.000, 15.000 all'incirca, la vite ha 400 milioni di anni. Cioè, l'albero della vite esiste da 400 milioni di anni, prima ancora che i dinosauri arrivassero sulla Terra. Questo come facciamo a saperlo? Adesso non è che noi abbiamo i fossili, possiamo analizzare i fossili o quant'altro, ci arriviamo per una deduzione logica. Cioè il fatto, per esempio, che la vite voi la trovate allo stato selvatico in qualunque angolo del mondo. La si trova in America, la si trova in Australia, la si trova in Giappone, la si trova da qualunque parte della Terra. Qui da noi, nel Mediterraneo, in Europa, è coltivata, è stata domesticata, magari in Sud America cresce allo stato selvatico, però c'è. E questo come potrebbe essere successo? Semplicemente per il fatto, andando a pensare, che quando è nato l'olivo, la Terra non c'era ancora la deriva dei continenti. Cioè i continenti erano ancora legati tutti assieme. Siccome i semi si espandono via terra, certamente i semi non possono attraversare l'oceano, come anche il polline non può attraversare l'oceano, no? Quindi quando i continenti, come in questo caso nella Pantalassa, erano tutti legati assieme, la vite esisteva già in tutte queste parti del mondo. Quando poi i continenti si sono separati, la vite è andata con loro. Andate in America, andate in Australia, andate in Sudafrica. L'olivo no. L'olivo cresce soltanto 12.000 anni fa, cresceva soltanto in un piccolo territorio,
grande quanto la Lombardia, più o meno, cresceva solo lì, nessun'altra parte della... Quindi questo, ovviamente, a rigor di logica, vuol dire che l'ulivo è nato lì ed è nato da poco tempo. Poco tempo, naturalmente, parliamo di qualche migliaia di anni, insomma, magari tra i 15 e i 12 mila anni fa. Però esisteva solo in questa piccola parte della Siria e quindi è nato lì, insomma, ovviamente. A differenza dell'olivo, che pensate 400 milioni di anni, l'olivo 12 mila anni. Ecco, questa è un po' la maniera in cui riusciamo a spiegare, riusciamo a datare un po' delle nuove le culture quando hanno avuto origini. Si potrebbe fare il discorso inverso quando noi parliamo, per esempio, dei pomodori, del mais, delle patate, che esiste fino al 500, esistevano solo in America, è perché sono nate là, sono nate dopo che l'America si era già separata dall'Europa. È una deduzione logica che noi facciamo, ovviamente parlare di fossili, parlare di... Guardate, un po' difficile, no? Però è la spiegazione più plausibile. Insomma, la deriva dei continenti è legata alla diffusione delle culture in giro. Allora, abbiamo detto che l'ulivo 12.000 anni fa esisteva soltanto su un piccolo territorio della Siria. Come si è sparso? In tutto il Mediterraneo, si è sparso grazie all'uomo, è stato l'uomo a espandere la cultura dell'ulivo in tutto il Mediterraneo. Ecco, vedete, supponiamo nato qui l'ulivo, pensate che già, per dire, supponiamo 12.000 anni fa, via, c'era solo in questo pezzetto di terra, arriviamo al primo millennio avanti Cristo, l'ulivo cresce già dappertutto. Cresce già. Ovviamente questo non può essere avvenuto in maniera naturale. Un percorso del genere fatto via terra dall'ulivo impiegherebbe centinaia di migliaia di anni per arrivare da dove è partito qua a coprire tutta l'area del Mediterraneo. C'è arrivato portato dall'uomo, portato dal commercio dei semi. I semi sono stati uno dei primi prodotti fin dalla più lontana antichità ad essere commerciati. Cioè, insomma, quando i semi erano addirittura quasi in Africa, lo sono stati anche per molto tempo dopo, erano addirittura il denaro. Si usavano come denaro i semi, no? Cioè, anziché poi trasportare derrate alimentari che naturalmente richiedevano le carovane, richiedevano le navi, era il commercio dei semi, era uno dei più redditizi, perché se ne portano pochi, si possono portare addosso, si va da un contadino, si va da una persona, si parla di questo nuovo prodotto, insomma, prova a seminarlo, soprattutto si vendono cari. Quindi è un commercio che è molto redditizio. Ancora prima dei Fenici, ancora prima di questi, i semi venivano già commerciati per tutta l'area del Mediterraneo. In questo modo, nel giro di pochi secoli, è andato a espandersi fino a tutta l'area del Mediterraneo. Facciamo per esempio un altro esempio che possono essere, per esempio, le arance, i mandarini, le pesche, le albicocche, le susine, le ciliegie. Questi sono tutti originari della Cina. Sono tutti prodotti che sono nati in Cina, ma che sono arrivati in Europa, addirittura le ciliegie dal Giappone, e sono arrivati in Europa passando proprio attraverso la Cina, poi l'India, poi la Persia, poi la Turchia, sempre attraverso questi semi. Già nel secondo, terzo secolo dopo Cristo erano già coltivati anche questi, poi arrivavano dalla Cina. Insomma, quindi la cultura dell'ulivo si è sparsa in questo modo, insomma, proprio attraverso, principalmente proprio grazie al commercio dei semi che venivano... Ecco, l'ulivo, abbiamo detto, l'ulivo è una giovane pianta vecchia, perché l'ulivo è una pianta che ha una vita lunghissima, una delle più lunghe, pur essendo una pianta giovane, pur essendo una pianta nata da poco, è una pianta che può diventare millenaria molto facilmente. Naturalmente muoiono anche da giovani per malattie, ma un ulivo sano, un ulivo in salute può arrivare a parecchie migliaia di anni. Allora, in Italia ce ne sono tre di questi ulivi millenari.
Allora, uno è a Vernole, in Puglia, che si trova nel Salento, a una ventina di chilometri circa da Lecce, a sud di Lecce, che ha 3.500 anni. Questo l'ho visto anch'io, sono andato a vederlo anch'io, devo dire che ero più in soggezione davanti a quest'albero che non mi sono mai trovato davanti a qualunque essere umano, insomma. Uno più antico ancora si trova a Luras, in Sardegna, e un altro, sempre nel Salento, diciamo a Bargagna, un po' più a sud di Vernole, si trova questo che ha 3.500 anni. Allora, questo è un albero, a parte il fatto, diciamo che questi alberi potrebbero essere anche tra i primi che sono arrivati in Italia, che sono stati piantati in Italia, potrebbero anche essere tra i primi che sono arrivati in Italia. Questo è un albero che noi potremmo definire, come si dice oggi, diversamente abile. Ecco. Quest'albero da giovane ha avuto un incidente. Ecco, quando era un alberello, 3.500 anni fa, quando era un alberello alto, so, 50 centimetri, un metro, è stato urtato, probabilmente da un animale, diciamo, potrebbe essere stato, che gli ha piegato il fusto e gliel'ha rotto a metà. Ciò nonostante, insomma, questo è cresciuto lo stesso e dopo 3.500 anni sta ancora qua. Tra l'altro, quello che dicono, tutti e tre questi alberi godono di ottima salute, quindi potrebbero esistere ancora per altri chissà quante migliaia di anni. In Siria e in Palestina, invece, i posti più antichi, ne esistono esemplari di ulivi vecchi addirittura di 7-8 mila anni. Cioè, insomma, in Italia ne abbiamo solo tre. Di questi, anche se erano coltivati tantissimo, pur essendo degli alberi molto longevi, degli alberi, diciamo, del tempo dei Romani, del tempo dei Greci, ne sono rimasti solo tre. Poi più avanti vi spiegherò il motivo per cui sono rimasti solo questi tre alberi, e a differenza della Palestina, della Siria, dove di alberi millenari ne hanno tantissimi, invece ne sono rimasti così pochi. Diciamo, ne parliamo più avanti. Ecco. E qui adesso per parlare di olio, qui passiamo all'olio, adesso abbiamo parlato dell'ulivo, adesso passiamo all'olio. Ecco, la costituzione di una drupa dell'ulivo. Allora, intanto il frutto che cresce dall'ulivo si chiama appunto una drupa, non è una, cioè, insomma, il modo di definire una drupa è un frutto pieno a carico di olio con un seme molto grosso. Si chiama così. Ecco, diciamo, una piccola spiegazione tecnica, diciamo, che serve un po' a capire quello che è. Allora, l'oliva contiene acqua di vegetazione per circa il 40-50%, olio tra il 18 e il 25% e una parte solida del 25-30%. Ecco, le olive, così come tutte le drupe sostanzialmente, colta dall'albero non è commestibile, cioè insomma è un frutto estremamente amaro, molto amaro per via dei polifenoli che contiene, è molto acido e per poter renderle commestibili vanno trattate, diciamo, il modo di trattarle, quello di lasciarle in acqua per un certo modo per diverse settimane, poi in seguito messe in una salamoia di acqua e sale e mantenute per almeno un mese. In questo modo diventano commestibili. Mangiare un'oliva colta da un albero, insomma, non è, diciamo, forse magari come alimento di emergenza poteva anche servire, però insomma non è molto, non è buona, insomma, però si usa perché viene stato estratto per l'olio. Allora, come veniva estratto l'olio in antichità? Ecco, io non è che ho trovato queste gran foto, questi gran disegni su internet, sono un po' così, diciamo, raffazzolati, ecco, in qualche modo non sono riuscito a trovare niente di meglio. Ecco, l'olio veniva prodotto in questo modo, con queste macine che venivano fatte girare, qui sono mosse a mano, in realtà era anche a trazione animale, l'oliva veniva messa dentro queste, veniva macinata usando questo movimento, facendolo girare. Questa era una cosa molto ingegnosa, qui l'avete visto in maniera molto semplice, ma in realtà era un meccanismo molto ingegnoso, perché queste due mole erano regolabili, cioè si potevano sollevare, diciamo, non toccavano il fondo, ma venivano lasciate circa a un mezzo centimetro di altezza rispetto al fondo. Questo succedeva per non rompere il nocciolo.
di modo si frantumava la polpa senza rompere il nocciolo, perché anche il nocciolo dell'oliva contiene olio, anche questo, però si tratta di un olio che è molto scadente, è un olio pieno di acidi grassi insaturi, quindi quasi ha un cattivo odore, insomma l'olio dal seme non per l'olio di oliva non deve fuoriuscire. Insomma, una volta quindi si macinava questa parte dell'olio, i semi venivano messi da parte, poi vi spiego il motivo, i semi, mentre la sansa veniva messa sotto pressione, così in questo modo, schiacciata, veniva schiacciata la massa, c'erano dei filtri di vimini all'esterno, poi schiacciando assieme all'olio fuoriusciva acqua, l'acqua di vegetazione e l'olio mischiati assieme. A questo punto, anche qua non sono riuscito a trovare, forse magari li avrete trovati voi, magari in qualche scavo, i vasi di decantazione. L'olio mischiato all'acqua che usciva durante la pressatura veniva messo dentro questi vasi. Questi vasi avevano un foro alla base che veniva tappato. L'olio, essendo più leggero dell'acqua, saliva in superficie. E l'acqua più pesante andava sul fondo. A questo punto si apriva il rubinetto sotto, si scaricava l'acqua e quello che rimaneva all'interno era l'olio. Poi che cosa succedeva? La sansa si riprendeva, diciamo, quello che era rimasto, il rimasuglio dell'olio, assieme ai semi, si abbassavano le macine, si andavano a poggiare sul fondo e si macinavano i semi assieme alla sansa, al residuo dell'olio, no? A questo aggiungevano poi tutte le olive marce, tutte le olive magari difettate, quelle troppo mature, quelle che erano cadute per terra, e da questa seconda, diciamo, macinazione tiravano fuori quello che era l'olio lampante, cioè quell'olio che serviva per le lampade, un olio scadente, un olio che non si poteva mangiare, che ha un cattivo odore, che è molto solido, insomma così, che però andava bene da bruciare per fare le lampade. Questo era il sistema che veniva usato, insomma, a quei tempi, insomma, per estrarre l'olio dalle olive. Oggi è molto diverso, oggi c'è il sistema, insomma, la prima volta l'olivo che qua è separato dai noccioli viene passato. Si pratica la frangitura con delle molasse, poi dopo si fa la gramolatura, che era un processo che insomma, anticamente non si conosceva, cioè quello di mischiare la sansa con l'olio per far agglomerare la sansa per far agglomerare l'olio all'interno. Viene fatto a caldo, a freddo, a seconda della qualità dell'olio. La gramolatura serve ad aumentare la produzione dell'olio. A questo punto l'estrazione dell'olio avviene per lo più non per pressione come si faceva una volta, ma per centrifuga. Le tre parti, olio, acqua e parte solida, hanno tre pesi specifici diversi, quindi messi in centrifuga si separano automaticamente, per cui da un tubo esce l'olio già pronto, da un altro tubo esce l'acqua di vegetazione, dal terzo tubo esce il residuo solido. Ecco, questa è un po' la differenza che si usava allora. Però, come vedete, era una cosa molto ingegnosa, quella del modo in cui veniva estratto l'olio. Il fatto che veniva fatto due volte, appunto, un olio di qualità che poi serviva per quello che vedremo dopo, e un olio scadente fatto dai noccioli, fatto dalle olive marce, fatto dal resto che rimaneva, che si usava per le lampade. E l'olio d'oliva è stata una fortuna dei Fenici. Allora io parlo, quando racconto, insomma, diciamo, per quanto così ne parlo io, insomma, i Fenici non sono mai stati un popolo, sono stati una grande multinazionale del commercio, sono stati la prima GDO che si è mai... Ai Fenici non è mai interessato costruire un impero, loro interessavano i commerci. Loro andavano, diciamo, aprivano dei fondacchi dove c'erano dei porti con dei magazzini, e poi non disturbavano, non volevano, non si intromettevano nella vita politica, volevano diventare i padroni del commercio. Sono arrivati a un certo punto ad avere il monopolio del commercio, non solo dell'olio d'oliva, ma di tutte le derrate alimentari.
cosa che magari ricorderete ha fatto arrabbiare prima i greci e poi i romani, che si sono decisi a toglierli di mezzo una volta per tutti. Erano una multinazionale del commercio ed è sorprendente, ma veramente proprio c'è da rimanere incredibile, a vedere quante cose questi fenici facevano che noi crediamo di aver inventato noi, cioè come il marketing, il sistema di distribuzione per aree, gli agenti, insomma, la logistica, i trasporti, erano veramente una cosa che ricopia esattamente quello che facevamo noi oggi. Ecco, qui un esempio. Allora, un esempio, diciamo così, gli oli erano naturalmente, erano divisi, c'erano quelli più pregiati, quelli un po' meno pregiati. No? Insomma, c'era per esempio quelli più pregiati, erano quelli di Sicione, di Eubea, di Samo, di Cirene, c'era quello di Cipro, c'era quello del Fuglia, erano quelli considerati più pregiati. E questi oli era praticamente una cosa che decidevano loro. Questi venivano marchiati, questi oli, con la loro origine. Quindi avete presente il DOP IGP, l'hanno inventato loro. Anche a quei tempi, se gli oli venivano classificati, avevano classificato gli oli secondo la loro qualità, venivano marchiati e venduti a prezzi diversi. Gli oli più pregiati sono stati trovati in questi vasi, sono stati trovati residui d'olio sul fondo, quindi praticamente questi erano venduti dentro a questi vasi. Cioè, avete presente le scatole di cioccolatini? Ecco. Quando andate a comprare una scatola di cioccolatini da portare alla fidanzata, così non so come regalo a qualcuno, dentro la sua bella scatola pagate 40 euro, c'è dentro un etto di cioccolato, quindi mangiate i cioccolatini, mangiate il cioccolato che costa 400 euro al chilo. Fare il cioccolato costa 2 euro al chilo, ecco. Insomma, quello, la confezione che dà valore al prodotto, cioè praticamente che valorizza il prodotto. Il vaso costava 10, l'olio che c'era dentro costava 5, anziché vendere il tutto a 5, lo si vendeva a 30, lo vendevano a 30. Che cosa che facciamo anche noi oggi. Cioè, insomma, la confezione che dà valore al prodotto. Insomma, l'olio veniva reso pregiato anche dalla confezione in cui era venduto. Insomma, questi oli venivano venduti dentro così, insomma, mette magari gli oli più scadenti, gli oli un po' più bassi, dentro dei normali vasi di terracotta, insomma, niente di decorato. Un modo di valorizzare un prodotto che poi chiaramente quali erano gli oli più pregiati lo stabilivano loro. Cioè, erano loro che, come si fa oggi con i vini, sono i vini da 100 euro, i vini da 10 euro, chi è che ha stabilito che il vino da 100 euro è più buono di quello da 10? Tra la gente lo capiscono pochissimi. Ecco, insomma, queste sono veramente, ma noi andiamo all'università a studiare economia e commercio, questi qua potrebbero andare a insegnare all'università. Cioè, le cose che facciamo noi, che crediamo di aver inventato noi, le sapevano anche loro, insomma. Ecco, domanda. Ma l'olio nell'antichità era un alimento? Ecco, questa è la domanda più importante. Ma sì e no. Anzi, diciamo più sì che no. Cioè, più no che sì. Anzi, secondo me, quasi sempre no, pochissimo o quasi niente sì. Cioè, l'olio nell'alimentazione, secondo me, addirittura non lo usavano proprio. Io quando sento qualcuno che dice i romani usavano l'olio d'oliva per condire, per preparare l'arrosto, e mi chiedo dove l'hanno letto. Perché io nei testi, nei ricettari antichi, insomma, Marco Gavio Apicio scrive 10 volumi sulle ricette della cucina romana, io non me li sono letti tutti, chiaramente ne ho letti solo una parte, non ho trovato una riga, un accenno, una ricetta in cui dice di mettere l'olio d'oliva. Non ne parla neanche Catone, che anche lui scrive di Re Agricoltura, dove parla di alimentazione, non parla di olio. Non ne parla nemmeno Ippocrate. Ippocrate, che dà, diciamo, a tutti gli alimenti un valore, non cita l'olio d'oliva come alimentazione, come alimento. Non so veramente chi parla di olio d'oliva usato per l'alimentazione al tempo dei romani, al tempo dei greci, dove l'abbiano letto. Insomma, poi non lo so, magari fosse qualcosa che a me è sfuggito. Io non ho trovato assolutamente nulla.
Allora, per cosa lo usavano se non lo usavano come alimento? Ecco, e qui prendiamo Plinio il Vecchio. Ecco, allora, sentite cosa dice Plinio il Vecchio. Ci sono due liquidi che sono particolarmente gradevoli per il corpo umano, il vino all'interno e l'olio all'esterno. Entrambi sono eccellenti prodotti naturali, ma l'olio è assolutamente necessario e l'uomo non ha sbagliato a dedicare i suoi sforzi per ottenerlo. Allora, tenete presente questo concetto, il vino per l'interno, l'olio per l'esterno. Cioè il vino, qualcosa che va dentro al nostro corpo, che si mangia, l'olio, qualcosa che si usa fuori. Cioè quello che si usa all'esterno non si mangia. Cioè anche se è commestibile, a noi abbiamo una quantità enorme di prodotti che noi potremmo mangiare, che potremmo sopravvivere, ma scegliamo quali sono quelli che possiamo mangiare e quelli no. Cioè noi potremmo benissimo mangiare i vermi e gli insetti, ma scegliamo di non mangiarli. Potremmo mangiare tutte le carni di tutti gli animali, ma scegliamo gli animali per quali dobbiamo utilizzare. È una nostra scelta. Quello che si usa per l'esterno non si usa per l'interno. E l'olio era usato quasi esclusivamente per l'esterno, non per l'interno, non per mangiare. Mettere assieme queste due cose oggi, ma ancora oggi, come allora, non va assolutamente bene. Ecco, allora adesso vediamo un po' per cosa veniva usato l'olio in antichità. Beh, uno, i gladiatori durante l'arena, i gladiatori dell'arena. I gladiatori, prima di iniziare i loro combattimenti, si ungevano con l'olio d'oliva. Questo per esaltare la muscolatura del corpo, ma anche per far durare di più i combattimenti. Immaginatevi, insomma, nelle gare di lotta, se uno dei due era più forte di quell'altro, chiaramente impiegava un attimo a spenderlo. Se invece erano tutti e due unti, le mani scivolavano e l'incontro durava per più tempo, cioè, altrimenti finiva in 10 secondi, finiva in mezzo minuto. Invece con entrambi i lottatori unti di olio si poteva vedere spettacolo anche quello, no? Poi dopo l'olio che sul corpo dei gladiatori non veniva buttato via, ma veniva recuperato con un aggeggio come questo, assieme al sudore, assieme magari anche al sangue, e veniva venduto come ricostituente. Il ragazzino un po' debole, bullizzato, insomma, dai suoi amici, si dava da mangiare quest'olio ricavato dalla pelle dopo il combattimento dei gladiatori e si credeva che in questo modo fosse un ricostituente. Questo forse era l'unico caso in cui l'olio si mangiava. Ecco, insomma, questa era una delle cose in cui veniva utilizzato l'olio. La seconda, le terme. I romani amavano moltissimo andare alle terme. Roma era piena di terme, la Roma imperiale ce ne saranno state decine di terme. Mattino andavano gli uomini, pomeriggio andavano le donne. Poi si andavano a fare un massaggio. Dopo il bagno, dopo essere rimasti nell'acqua, si andava nella sala e l'olio chiaramente serviva per far scivolare le mani durante il massaggio. Non solo, ma l'olio aveva anche delle proprietà cosmetiche, delle proprietà terapeutiche, insomma, previene i radicali liberi, insomma, idrata la pelle, insomma, toglie le rughe, magari quelle lì. Ancora oggi tanti, la medicina naturale consiglia di usare l'olio di oliva diciamo, come cosmetico, insomma, per la pelle, ammorbidisce la pelle, insomma, la rende più. Questo è un altro delle. Insomma, naturalmente le terme erano gratuite finché si stava nell'acqua. Erano di accesso libero, naturalmente separato uomini e donne, insomma, e quando si andava a fare il massaggio si usava l'olio, naturalmente lì bisognava pagare. Ecco, insomma, perché l'olio di oliva era costoso. Un altro dove veniva usato l'olio di oliva era cosmesi. Allora, si usava come maschera di bellezza. Insomma, allora, a differenza di oggi, quello che si apprezzava molto era la pelle bianca. Era la. Per cui si mischiava l'olio con la bacca e veniva usato come fondotinta per sbiancare la pelle.
Insomma, con l'Iris si otteneva un odorante ascellare, insomma. Poi, per esempio, altri cosmetici, come per esempio il contorno delle ciglia, che si otteneva, il tocco di nero, che si otteneva con l'henné, ma l'henné è una polvere e va diluita. E per, come diluente, come supporto, diciamo, per stendere, si usava l'olio di oliva. Sulle palpebre si passava l'ombretto, che questo verde con la malachite o azzurro con l'azzurrite, ma anche questi andavano sciolti nell'olio d'oliva. Quindi era soprattutto nella cosmetica che veniva utilizzato l'olio. Poi un'altra cosa sono le acconciature. Le matrone romane usavano delle acconciature molto sofisticate e per tenere fermi i capelli, per poterli in queste acconciature, si usava l'olio d'oliva. Vediamoci, non solo gli uomini, non solo le donne, ma anche gli uomini. Infatti, secondo Svetonio, lo usava anche Giulio Cesare. Giulio Cesare, che insomma da giovane era rimasto calvo fin da giovane. La calvizie allora non era come oggi di moda, la testa pelata, no? Lui si vergognava, allora cosa faceva? Aveva fatto crescere i capelli di lato e dietro la nuca, li portava sopra la testa e usava l'olio d'oliva per tenerli fermi. Ecco, questo lo racconta Svetonio, quindi insomma chiedetelo a lui. Anche Giulio Cesare usava l'olio d'oliva come cosmetico, ma non solo, ma insomma gli uomini romani, i romani anche loro, insomma, basta anche vederli, insomma, alla fine, che erano tutti quei capelli corti, erano tutti rasati, si usava anche per fare la barba, insomma, come per far scivolare il rasoio mentre si facevano la barba, insomma, avevano i capelli corti, insomma, curavano molto l'aspetto, sia gli uomini che le donne. Non è escluso che anche gli uomini si truccavano, usavano anche loro il fondotinta, usavano anche loro l'ombretto, non è mica da escludere, insomma, come anche tingersi i capelli. Un altro uso dell'olio di oliva era per colorare i capelli. Anche qua stessa cosa, cioè ci sono le matrone romane, ma anche probabilmente i romani si tingevano i capelli per nascondere l'età, insomma, anche magari come moda. Le tinte più usate erano il biondo e il rosso, che il biondo e il rosso si ottenevano, il biondo si otteneva con la batava, non so come si, questa polvere che sta a sinistra, il rosso si otteneva con la cocciniglia, coi gusci delle coccinelle tostati e macinati, ma entrambi hanno bisogno di un supporto per essere stesi sui capelli, e per essere stesi sui capelli si usavano, come supporto per fare la tinta, si usava l'olio d'oliva. Naturalmente era una tintura che durava poco, durava qualche giorno, ogni 2 o 3 giorni bisognava rifarsi la tinta, però era una cosa che si usava. Tantissime, i romani usavano tantissimo tingersi i capelli e l'olio di oliva era la base di supporto per tingersi i capelli. Un'altra cosa che si usava, da cui veniva utilizzato l'olio d'oliva, i profumi, il supporto per i profumi. Voi che siete archeologi, che avete fatto, vedete un po', sapete anche voi che quando si scava nelle ville, di questi contenitori se ne trovano in quantità industriale, cioè veramente da riempire i tavoli. Queste erano tutte boccette per i profumi. Allora, anche i profumi hanno bisogno di un supporto e hanno bisogno di un supporto grasso. Cioè, i grassi sono dei grandi accentratori e conduttori e mantengono, diciamo, perseverati negli odori. Quando voi sentite un odore, questo proviene da un grasso, proviene da un olio. Quando voi preparate la paranza di pesce, insomma, così, poi vi rimane addosso l'odore del pesce per 2 giorni che non va via neanche con la doccia. È l'olio che assorbe l'odore del pesce, che poi lo trasmette ai vostri vestiti, alla vostra pelle, ai vostri capelli, e rimane. Insomma, adesso non si usa più il grasso, diciamo, si usa l'alcol. Cioè, i due principali, diciamo, supporti per i profumi sono il grasso, l'olio e l'alcol. Infatti l'olio è presente anche, per esempio, nei fiori.
insomma, dei cosiddetti oli essenziali. Voi pensate, una rosa, il profumo della rosa è dovuto all'olio essenziale che c'è dentro nella rosa. Detto una rosa ce ne sono 10 milligrammi. 10 milligrammi di olio essenziale di rosa che sono contenuti in una rosa bastano per distribuire il profumo della rosa. Servono 100 rose per fare un grammo di olio essenziale di rosa. Questo vale per tutti i fiori, ovviamente, no? Poi ovviamente non è che si può usare l'olio essenziale come profumo per profumare la pelle, per profumare i vestiti, bisogna diluirlo, anche perché l'olio essenziale è molto forte. E qui si usava l'olio di oliva per stemperare gli oli essenziali che servivano per profumare i vestiti e la pelle, naturalmente non soltanto quelli provenienti dai fiori, come le rose, come i mughetti, come quant'altro, no? Ma anche la vaniglia, lo zenzero, insomma il cedro, mentre qua il cedro contiene l'olio essenziale, anche l'arancio, anche tutti gli altri, il profumo delle arance è l'olio contenuto all'interno che dà il profumo. Senza olio non si avrebbe nessun profumo. I romani queste cose le sapevano, per cui ricavavano questi oli essenziali oppure prendevano queste essenze, le diluivano dentro l'olio d'oliva e in questo modo ottenevano dei profumi, i profumi che venivano usati, ecco. Insomma, un altro uso dell'olio d'oliva era nei riti funerari, forse qui non tanto nei romani quanto più negli egizi. Si usava ungere il corpo del defunto per renderlo bello. Questo facevano gli egizi perché loro ritenevano che poi quando si rinasceva nell'altro mondo si rinasceva nel corpo in cui si era morti. Quindi il corpo doveva essere abbellito, quindi doveva essere unto di olio. Ecco, usato poco dai romani per quello. Poi un altro uso molto importante che aveva l'olio di oliva erano i riti religiosi. Per consacrare sacerdoti, per consacrare fedeli, c'era la funzione di ungere con l'olio. Cioè questa non è una cosa inventata dai cristiani, è molto più antica. La usavano gli egizi, la usavano i fenici, la usavano i greci, lo usavano i persiani, lo usavano gli titi. Insomma, questa di ungere una persona, cospargere una persona, fare un gesto con l'olio, era una consacrazione, era un'elevazione. Insomma, del resto, insomma, Cristo vuol dire unto. Riferito a Gesù, insomma anche Gesù era stato unto, insomma l'olio d'oliva usato nei riti. L'olio d'oliva, un'altra cosa importante che aveva, era cooperato come farmaco, ma in effetti ha proprietà farmaceutiche l'olio, per le piccole bruciature, per curare delle piccole ferite, insomma magari per fare un massaggio su una spalla che è andata fuori posto per un nervo accavallato, insomma così l'olio poteva servire per scavallare, insomma per rimediare un po' questo. Ha diverse proprietà terapeutiche l'olio, era un altro degli aspetti che veniva usato. Allora, Un'altra cosa in cui veniva usato l'olio d'oliva, cerificazione e saponificazione. Allora, cerificazione sì, saponificazione quella no. Perché i romani conoscevano la cerificazione, non conoscevano la saponificazione dei grassi. Allora, i grassi, quando entrano in contatto con una sostanza acida, diventano cera. Quando entrano in contatto con una sostanza alcalina, che è il contrario di acido, diventano sapone. Ora, in natura è molto facile trovare qualcosa di acido. Basti pensare all'aceto, basti pensare al succo del limone, insomma lo stesso succo dell'arancia, sono tutti prodotti molto acidi. È molto più difficile trovare qualcosa di alcalino. Cioè la soda caustica che si usa per preparare il sapone è stata inventata nel 1700. C'è qualcosa di alcalino, come per esempio il sale, ma è un alcalino molto debole, ha solo un punto di pH sopra il neutro, quindi non si ottiene il sapone da mischiando l'olio col sale, serve qualcosa di molto più alcalino. Però la cera sì, la cera era molto usata. La cera, se ricordate, va bene, ne abbiamo parlato anche 15 giorni fa, quando siamo andati, ne parlava Christian, quando siamo andati vedere i marmi di Torlonia, veniva usata per preparare le maschere per riprendere
poi le statue delle persone, cioè erano sostanzialmente, si faceva la foto. Cioè, sui morti, sì, ma secondo me anche Davidi lo facevano. Cioè, magari uno, insomma, mentre era ancora giovane e bello, si faceva fare questa maschera di cera che veniva conservata, e quando sarò morto, fatemi una statua con questa faccia, quanto è dato che sono ancora giovane e bello, insomma, ecco, insomma, si facevano preparare queste maschere che poi servivano erano le fotografie di allora, servivano per riprodurre le statue, insomma, quelle che venivano poi fatte. Infatti, se voi andate a vedere, insomma, Augusto, ci sono 200 statue che ritraggono Augusto, hanno tutte la stessa faccia, è sempre la faccia di quando era giovane. Insomma, Augusto è morto che aveva, è diventato imperatore a 22 anni, a 23 anni, è morto che ne aveva 80. Tutte le statue che sono fatte hanno tutta la faccia di quando aveva 25 anni. Probabilmente si è fatto fare allora, forse, probabilmente, la maschera di cera da usare poi per fare le statue in suo onore. Voleva farsi ritrarre da vecchio, ecco, diciamo così, un po' come le fotografie che si mettono sulle lastre, uno sceglie una foto e se lo ricordato di quando era un po' più giovane, di quando è morto. Ecco. Un'altra cosa in cui veniva usata la cera, sempre prodotta dall'olio d'oliva, sempre fatta dall'olio d'oliva, era per la scrittura. Erano queste tavolette che avevano un fondo nero, queste venivano coperte di cera. E poi dopo si scriveva con un punteruolo, servivano chiaramente a essere riutilizzate, siccome la carta e il papiro erano molto costosi e una volta che c'è scritto sopra non lo puoi più cancellare, questi erano praticamente i quaderni che si potevano cancellare, perché una volta che avevi scritto non ti serviva più a imparare a scrivere, quando non ti serviva più, diciamo, quello che c'era scritto, lo cancellavi, lo ricoprivi di cera e riscrivevi di nuovo. Un'altra cosa che veniva utilizzato, l'olio di oliva, era anche qua una cosa strana che usavano anche allora, era la ceretta. La facevano soprattutto le donne, cioè quello di eliminare i peli delle gambe e delle braccia definitivamente. Gli uomini magari, anche loro si depilavano, gli uomini si depilavano, però loro usavano magari il rasoio, magari usando l'olio di oliva per far scivolare il rasoio, le donne preferivano usare la ceretta, insomma, eliminarle definitivamente. Quindi anche la ceretta è qualcosa che veniva utilizzato dai romani, utilizzando appunto, grazie appunto all'olio d'oliva. E allora, quali grassi per l'alimentazione? Ecco, dopo che abbiamo visto tutti questi utilizzi che venivano fatti in antichità da parte dell'olio d'oliva, è difficile immaginarci che qualcuno lo usasse anche per condirci l'insalata, per preparare il soffritto o per cose. Cioè, era qualcosa che andava utilizzato per l'esterno, non per mangiare. Poi tutto questo genere di idiocrasie che noi abbiamo, le avevano anche i romani. Cioè, insomma, facciamo un esempio, no? Della avena. L'avena, ai tempi dei romani, veniva coltivata, ma veniva coltivata per il foraggio, come foraggio per i cavalli. Però, siccome si accorgevano che praticamente l'avena si poteva anche fare il pane, era anche buona, allora che cosa facevano? Mandavano gli schiavi per i campi a raccogliere quella selvatica. Che poi l'avena selvatica, l'avena coltivata, sono esattamente la stessa cosa, però era un modo di dividere quello che mangiamo, quello che mangiano gli animali, quello che si usa per qualche cosa non va bene per mangiare. Cioè non si deve mangiare, lo mangiano i cavalli, non possiamo mangiarlo noi. A costo prendiamo quello selvatico, che poi è la stessa cosa, insomma, così, però è diverso. Noi siamo speciali, almeno riteniamo di essere, non mangiamo quello che mangiano gli animali, mangiamo qualcos'altro, anche magari a costo di inventarci qualcosa. L'avena, per esempio, fino agli anni 50 si è sempre chiamata biada, la biada si dà ai cavalli. Allora, quando si è deciso di usarla, di prepararla anche per fare il pane, preparare i fiocchi, lì si è cambiato il nome, cioè non è più biada, ma è avena. Lo stesso campo, la metà che va per il foraggio, per i cavalli, non si chiama biada, quello che va in farina per fare il pane non si chiama avena. La stessa cosa, però bisogna distinguerlo. Le patate,
quando sono arrivate in America, cibo per maiali. Poi nell'Ottocento si accorgono che le patate, insomma, sono anche buone, insomma, poi inventano le patatine fritte, chi dice i belgi, chi dice i francesi, chi dice i tedeschi, insomma, non si sa. Patatine fritte, va bene, allora mangiamo quelle, però smettiamo di darle ai maiali. Quello che mangia il maiale non lo mangiamo noi. Stessa cosa anche lì, quello che viene usato per fare qualcosa non si usa. Non si sapeva, mi viene in mente una cosa così, Felipe, che tra l'altro conosco. Quando è stata fatta la campagna contro l'olio di palma, no? Allora c'era stata questa televisione così che dicevano non si doveva più usare l'olio di palma, insomma, che faceva male. Allora tutte le aziende cercavano qualcosa che potesse sostituire l'olio di palma, che avesse le stesse caratteristiche dell'olio di palma. L'avevano trovato nell'olio di karité. L'olio di karité, quindi è praticamente uguale all'olio di palma, non cambia assolutamente nulla. Non pensate che se prendete i biscotti senza olio di palma sono diversi da quelli con l'olio di palma, sono assolutamente uguali, no? C'era questo olio di karité, insomma, che andava benissimo per sostituire all'olio di palma, si poteva mettere sulla confezione senza olio di palma, però c'era un problema. Che l'olio di karité era usato soprattutto per la cosmetica. Cioè, quindi uno va al supermercato, passa lo scaffale dove ci sono gli shampoo, i saponi, vede scritto con olio di karité, va a comprare i biscotti senza olio di palma, legge gli ingredienti e trova scritto che negli ingredienti c'è l'olio di karité, quindi lo stesso che si usa per lo shampoo o per il sapone. E questo naturalmente non va bene. Allora che cosa hanno fatto? Gli hanno cambiato il nome. Anziché chiamarlo olio di karité, che è il frutto della pianta, che praticamente è una drupa esattamente come l'oliva, insomma, l'hanno chiamato col nome della pianta, cioè praticamente olio di vitellaria. Cioè l'olio di vitellaria e l'olio di karité sono la stessa cosa, però la vitellaria si usa per fare i biscotti, insomma quello che è senza olio di palma, cioè, quello che chiama vitellaria si usa per fare lo shampoo e per fare il sapone. Non si mangia quello che viene usato per fare il sapone. Questa cosa la usavano, era presente, questa idiocrazia, quindi c'era anche allora, per cui l'olio d'oliva utilizzato per fare tutti questi prodotti, per le lampade, per questo, mangiarlo ai romani non andava troppo a genio. Io sono convinto che erano pochissimi quelli che mangiavano l'olio d'oliva al tempo dei romani, non c'era quasi mai, secondo me. Insomma, e allora, quali grassi, cos'è che usavano invece i romani? Parliamo dei romani, rimaniamo, se no non la finiamo più, se andiamo perlomeno in parte. Beh, innanzitutto l'olio di palma, quindi abbiamo non i romani ovviamente, cioè l'olio di palma è molto più antico come alimentazione, bene sì, dell'olio d'oliva. Si usava molto prima dell'olio d'oliva, naturalmente non nell'impero romano, non a Roma, ma comunque nell'impero romano, però in Africa dove cresce la palma, dove cresce questa palma appunto che si chiama dell'ais. No, che produce questi frutti che sono delle drupe, anche queste, esattamente come l'oliva, come il karité, che contengono olio e si estrae l'olio alla stessa maniera per cui si estrae l'olio dalle olive o come si estrae quello del karité. Insomma, l'olio di palma come alimentazione è molto, molto vecchio di millenni più vecchio dell'olio d'oliva che veniva usato per tutt'altro, non per l'alimentazione. Per l'alimentazione sì, anche perché l'olio di palma rende molto di più dell'olio d'oliva. Cioè, se voi paragonate una pianta, un'elais da palma a un olivo, l'elais produce olio 20 volte più di un olivo, perché ne contengono molto di più, sono molto più numerosi su una pianta, insomma, così, per cui era molto più conveniente usare l'olio di palma. Ovviamente a Roma sarà arrivato forse qualcosa, diciamo così, però in Nord Africa, in Africa, in Medio Oriente, così, l'olio di palma era usato per l'alimentazione. I romani invece preferivano usare i grassi animali, come per esempio il lardo, lo strutto, tra i provenienti dal maiale. Questi venivano usati per le fritture, sia per i condimenti, per quant'altro. La differenza tra il
tra il lardo e lo strutto è la stessa cosa, cioè insomma entrambi vengono estratti dal maiale, lo strutto viene estratto a caldo, riscaldando praticamente la pelle dell'animale prima di estrarre il grasso, il lardo viene estratto a freddo, tutta lì la differenza, sono la stessa cosa, estratti dalle stesse parti dell'animale. Insomma, questo era quello che veniva utilizzato dai romani come condimento, come grasso per i condimenti. L'olio d'oliva, secondo me, era quasi zero. La caduta dell'impero romano e la caduta dell'olio d'oliva, cioè cadono tutti e due assieme. Insomma, l'impero romano, insomma, così l'impero romano cade, le invasioni barbariche, ecco, insomma, assieme alla cosa dell'impero romano cade completamente l'uso dell'olio d'oliva. Insomma, ai barbari, diciamo, della cosmetica non importava assolutamente nulla, come non importava assolutamente nulla nel Medioevo, cioè insomma l'igiene, insomma i romani si rasavano, si tagliavano la barba, i capelli, insomma si depilavano, e nel Medioevo la barba, i capelli lunghi, i peli sulle braccia, anche tra i barbari, erano un simbolo di virilità. Insomma, quindi praticamente l'olio di oliva perde praticamente di ogni significato. Insomma, no, non essendo, non era stato usato come alimento, tutti quegli scopi per cui si prima non servono più, perché ai barbari non interessa nulla della cosmetica, non interessa nulla di tutte queste cose cui veniva utilizzato, e l'ulivo viene praticamente abbandonato. E qui cioè, inizia la strage degli ulivi. Cioè tutte quelle centinaia di migliaia di ulivi che esistevano in Italia, in Francia, in Europa, vengono abbattuti, perché l'ulivo ha un legno che è molto duro, è molto resistente, quindi non serve per fare i mobili, non serve già nemmeno i mobili, magari poco, però serve per quelle strutture che devono sopportare pesi, come per esempio le impugnature delle armi, come per esempio degli attrezzi, come delle vanghe, dei picconi, venivano fatti in ulivo. Un'altra cosa erano le travi delle case, un'altra cosa venivano fatti i ponti, insomma, le macchine da guerra come le catapulte. Queste venivano fatte tutte con l'ulivo, che era praticamente, insomma, il legno più resistente, il legno più duro. E qui iniziano ad essere abbattuti tutti, praticamente. In Italia se ne salvano solo tre, sono quei tre che abbiamo visto. Abbiamo decine di migliaia di ulivi centenari in Italia, abbiamo tantissimi di questi ulivi, ce ne sono tantissimi che hanno 300, 500, anche 700, 800 anni, quelli piantati dopo. Abbiamo solo tre ulivi che risalgono all'epoca romana. Mentre, come vi dicevo prima, da altre parti dove non ci sono state le invasioni barbariche, questi ulivi sono sopravvissuti. Cioè in Francia mi pare che ce ne siano un paio di ulivi millenari, in Spagna nemmeno uno. In Spagna del resto hanno avuto i Vandali, che insomma è il nome, che è tutto un programma politico. Ecco, insomma, là ne sono rimasti questi ulivi millenari, in Europa ne sono rimasti pochissimi. Mentre dove c'è stato, ci sono stati i bizantini che hanno comunque continuato ad utilizzare l'olio di oliva per gli scopi di gli ulivi millenari sono sopravvissuti. A salvare gli ulivi dall'estinzione totale che sarebbe anche potuta succedere in Italia e anche in Francia sono gli ordini religiosi. Nei conventi alcuni ulivi vengono mantenuti perché servono per per i riti religiosi, per il battesimo, per la cresima, per l'estremazione, serviva l'olio d'oliva. Quindi qualche olivo di quelli dell'epoca romana è sopravvissuto appunto nei monasteri, a parte quei tre che vi dicevo prima, che probabilmente sono stati dimenticati, insomma, li hanno lasciati in paese. È stato praticamente, sono stati dovuti ripiantare da capo intorno al 1200, intorno al 1100, al 1200, quando sì, dopo questi periodi bui in cui sono stati dimenticati tutti gli oli d'oliva, sono stati dimenticati l'uso dell'olio d'oliva, si scopre l'olio di oliva come alimento.
l'olio d'oliva come alimento inizia ad essere scoperto nel Medioevo. Non tanti anni, inizia ad essere usato per usi alimentari, soprattutto naturalmente per le classi sociali più alte, ecco, insomma, così, perché naturalmente era molto costoso. Ecco, c'è questa riscoperta dell'olio di oliva, ma non più come cosmetico, non più come diciamo per tutti i motivi che vi dicevo prima, ma proprio nell'alimentazione. Insomma, inizia a diventare una cosa abbastanza usata, sempre mantenendo naturalmente quelli che sono i riti religiosi, diciamo, della Chiesa, ecco. Poi arriva il Settecento e nel Settecento c'è il vero e proprio boom dell'olio d'oliva. Una vera e propria, prima c'era una riscoperta, veniva utilizzato, ecco che l'olio d'oliva diventa un prodotto di massa, diventa, entra proprio in tutte le cucine, in tutte le alimentazioni. Questa non nasce in Italia, insomma, nasce soprattutto in Francia. Insomma, sono i francesi i primi a utilizzare l'olio di oliva, insomma, in maniera più ampia, proprio utilizzare, a metterlo un po' dappertutto come prodotto di classe. Insomma, i francesi, insomma, come la storia della cucina, insomma, c'è un po' una storia tra italiani e francesi, insomma, i primi cuochi, poi arriva, diciamo, l'olio d'oliva arriva in Italia di riflesso. Dalla Francia, l'utilizzo di massa della cucina ci arriva di riflesso. Italiani e francesi si sono sempre copiati, sono i primi cuochi, sono i superstar, sono italiani nel Cinquecento, sono Martino De Rossi, il Panuto, il Rosselli, altri cuochi, delle superstar della cucina, nascono in Italia. Nel Seicento sono i francesi a copiare gli italiani, che poi infatti nel Settecento la cucina diventa francese, i cuochi diventano francesi, e allora sono gli italiani che copiano i francesi, insomma, Gini, Coltelli, ecco. Insomma, sono i francesi, e di riflesso tutta questa esplosione, insomma, dell'olio utilizzato in cucina arriva anche in Italia, Toscana, Liguria, la regione del Garda, insomma, il sud dell'Italia, iniziano a diventare, nascono tutte quelle varietà di olive che esistono ancora oggi. C'è tantissime, tanto per citarne qualcuna, la Volgia, la Frantoio, la Gentila, la Lecino, la Moraiolo, le grandi di Puglia, insomma, le Taggiasche, insomma, che prima di allora probabilmente ne esisteva solo una di oliva. Ce ne esisteva solo una o forse due, quella che viene chiamata praticamente ancora oggi l'olivastro, cioè l'oliva selvatica, che poi non è mai stata selvatica, insomma. Ed è quella, diciamo, che dopo averla fatta crescere, dopo averla impiantata, viene innestata per produrre tutte le varie specie che ci sono, oltre 2000 specie di olive differenti, insomma, nascono tutte nel Settecento in Francia e poi in Italia, ecco. E qui c'è l'esplosione, diciamo, proprio quando l'olio d'oliva diventa, vedete, una cosa molto recente, l'olivo diventa un elemento indispensabile nei piatti, ecco. Ecco, io qui mi fermerei, insomma, ci sarebbe magari, andando avanti, però, parlare della rivoluzione industriale, delle prime fabbriche olearie, insomma, che nascono anche queste in Italia, insomma, poi dopo della guerra tra semisti, olivisti, insomma, e via del resto, credo che interessi poco, anche perché, insomma, siamo andati, non ci andremo troppo per le lunghe. Comunque, diciamo, il boom dell'olio d'oliva nella cucina non è così antico, insomma, risale a 3 secoli fa. Ecco, insomma, ecco qua, io mi fermo qui, se c'è qualche domanda, insomma, se qualcuno ha qualche domanda, io sono qua. Ecco. Chiudo la condivisione. Sì, benissimo, grazie. È stato sempre molto interessante anche questa sera. Allora, un attimo, dove lo chiudo? Volevo fare una domanda a te. Sì, un secondo solo, che chiudo la condivisione, che non so come cavolo posso in basso. fare. Devo andare in basso. Interrompi condivisione. Ecco qua, sono arrivato. Eccomi qua. Se sì, qualcuno no, io ha qualche domanda. volevo chiederti, perché non hai parlato molto invece delle olive come
diciamo come alimentazione, perché sì, ovviamente c'è anche quell'aspetto sì, dell'uso del appunto delle olive. E oltre a quelle in salamoia, io avevo scoperto, e non so se risalgono queste anche a tanto tempo fa, quelle della Puglia che vengono messe anziché sotto salamoia, sotto la calce. Sì, sono buonissime, fra sì, l'altro. Una cosa solamente che stavo spiegando prima, no? Che le olive corte dall'albero sono molto acide, per cui bisogna, la cosa per poterle rendere commestibili, bisogna togliere l'acidità, e quello che toglie l'acidità è l'alcalino, l'opposto dell'acido, come per esempio la salamoia di acqua e sale va a togliere l'acidità, cioè la calce è un altro prodotto alcalino che va a diminuire, per quello si mettono sotto sale, per togliere la calce. C'è anche un'oliva, si chiama l'oliva da tavola, si chiama, che in realtà è quasi commestibile, diciamo, però anche questo è un coltivo recente. Diciamo, di solito si fa in questo modo, si fa la talea. Allora, io quando prima avevo parlato di due modi in cui si riproducono le piante, in realtà sono tre. C'è anche la clonazione, che la clonazione non è una cosa, cioè la variante della talea o la barbatella, quando si va a tagliare un pezzo di ramo, lo si va a mettere nell'acqua, questo pezzo di ramo mette le radici, poi quando ha messo le radici lo si pianta per terra e cresce un albero che è il clone di quello da cui è stato tagliato l'albero. Quando questo albero è cresciuto a una decina di centimetri si fa una potatura e si fa l'innesto che va a creare tutte, cioè si parte da una base sola, quello che si chiama appunto l'olivastro generalmente, no? E poi da lì si vanno a creare tutte le varie specie di olive che ci sono, insomma. E c'è quest'oliva, questa oliva che si chiama oliva da tavola, che è quasi pronta da mangiare, insomma, però è un cultivar che è stato fatto da poco, insomma. Le olive devono essere trattate per poterle rendere commestibili. E invece le olive nere come... Le olive nere sono le olive mature, le olive diventano tutte nere poi a un certo punto. Cioè, quando sono verdi sono acerbe, quando sono mature diventano nere. Tutta qualsiasi oliva diventa nera. Chiaro, grazie. Daniele, volevo chiederti una cosa. Sì. No, diciamo in Europa, a quale livello, a quale latitudine si sono sviluppate le piante di olivo? Sono state diciamo una leggenda. Cioè, insomma, tutte le leggende che sono state create sopra l'olivo, no? Insomma, diciamo così, quelle che hanno inventato naturalmente non potevano fare a meno di inventarne qualcuna anche oggi, no? Qualcosa di magico, insomma, da dare alla. Una di quelle cose che si raccontano è che l'olivo non cresce lontano dal Mediterraneo. Ecco, questo non è assolutamente vero. Allora, l'olivo cresce, ha bisogno di sentire l'influenza del mare. Quello sì, l'olivo lontano dal mare non cresce, perché ha bisogno, cioè, sappiamo tutti che l'aria del mare è diversa da quella che c'è lontano dal mare, l'aria salmastra. Infatti i dottori qualche tempo fa andavano al mare a respirare l'aria salmastra perché dicevano che faceva bene alla salute. Per cui l'olivo lontano dal mare, si diceva, lontano dal Mediterraneo non cresceva. Ma non è l'unico, in realtà ci sono per esempio i pini marittimi, che anche quelli non crescono lontano dal mare entro un certo periodo. Quindi l'importante per far crescere l'olivo è che ci sia il mare non più lontano da una certa distanza, almeno. Cioè, poi non è importante se si tratta del Mediterraneo, del Mar Cinese, dell'Oceano Atlantico, di questo, insomma, difatti è stato piantato dappertutto. Insomma, l'oliva è stato piantato anche in Argentina, anche in Australia, basta che non sia troppo lontano dal mare. Quello più alto, l'olivo più in Italia, per esempio, l'olivo più lontano dal mare cresce a Brescia. Insomma, più lontano di così a Milano difficilmente cresce un olivo perché è troppo lontano dal mare. Però, per esempio, piantato in Inghilterra, non lontano dal mare, gli olivi sono cresciuti. Ai Caraibi sono cresciuti, insomma, in Australia sono cresciuti, in Nuova Zelanda sono cresciuti, insomma, quello che è importante, naturalmente non crescerebbe nella Norvegia del Nord,
che lì è troppo alto, no? Però fino all'Inghilterra sono riusciti a farlo crescere, poi in tutto il mondo, poi veramente in Australia, in Giappone o in Sud America non sanno cosa farsene dell'olio, insomma, quindi non lo seguono, però cresce l'olivo, basta che non sia troppo lontano dal mare. Ti do una notizia, se vuoi ti mando anche la fotografia, sì. Nel giardino dell'ospedale San Raffaele c'è un magnifico olivo che deve essere centenario, molto bello anche. Sì, infatti uno l'hanno messo anche, l'ho visto con Stefano quando siamo andati cioè un olivo centenario che l'hanno appeso alla galleria, l'hanno sradicato e l'hanno appeso sopra la... Sì, cioè, insomma, ai tempi dei greci tagliare un olivo era un crimine. Cioè era considerato un crimine, era per essere anche punito, sì, con la morte. Cioè l'ulivo era un dono di Atena e tagliare un ulivo era un'offesa ad Atena. Quindi insomma... Tenete presente che l'olivo non soffre, cioè soffre il freddo, eh? Sì, soffre il freddo, certo. Però in Inghilterra sono riusciti a farlo crescere. Sì, però se quando poi anche in Toscana è venuta la gelata, così sì, sì, 85, certamente. E lì sono morti, cioè nella pianura padana, a parte Brescia dove c'è il lago che cammina, però non crescono. No. Cioè, sì, sì, beh, certo, deve esserci il suo microclima, deve esserci il suo ambiente. Daniele, volevo chiedere una cosa invece. Nel Medioevo, nella parte del Medioevo, cioè dopo l'impero romano, è come combustibile, come a posto dell'olio per le lucerne, cosa usavano? Usavano il sego, usavano il grasso di... però più usato, si usava l'olio... Nel Medioevo sì, perché quando hanno iniziato a riprodurre l'olio... Anche l'olio lampante, ovviamente, l'olio di scarto, sì, veniva prodotto, quindi si usava anche l'olio di olivo. Però sì, prevalentemente si usava il sego, cioè il grasso di bue. Ah. Anche quello magari cerificato, oppure sì, anche naturale. Insomma, i grassi sono tutti combustibili. Certo. Cioè, proprio se voi avete la macchina diesel, potete metterci dentro l'olio extravergine di oliva, il motore si accende, Poi fa 30 metri, poi si spegne, salta il motore, però per 30 metri cammina la macchina. Cioè un motore a olio extravergine di oliva si può benissimo fabbricare. Cioè, le calorie sono tutti quelle, combustibili, i grassi. Sì, sì. Okay. Vedo che Roberto ci segnala che c'è un altro olivo millenario a Magliano in Toscana. Può essere. Sì, io conosco questi tre. Però può esserci sicuramente. Ma di solito generalmente tendono a non dirlo, diciamo, quando li trovano. Perché quando anch'io sono andato a vedere quello lì a Ivernole, no? Cioè, io avevo visto che era tutto pieno di cuoricini, cioè, la gente va a metterci la sua firmetta, insomma, cioè, combinano anche questo, no? Allora, per cui tendono a non dirlo, magari ce ne saranno anche altri, no? Però magari non dicono dove sono, ecco, insomma, meglio. Come hanno fatto a risalire all'età di quegli olivi lì? Come hanno fatto a risalire? Il radiocarbonio. Col carbonio. Un pezzo di perfetto di ramo, lo si brucia, si fa il radiocarbonio e si vede. Quello dei cerchietti è una favola, insomma. Il cerchietto deve tagliare il tronco. Sì, vabbè, ma non si riesce a contare. Poi non vuole dire niente. Però il radiocarbonio, insomma, li hanno datati a quell'età. Tra l'altro nell'orto del Getsemani, a Gerusalemme, l'orto degli ulivi, dove secondo i Vangeli sarebbe stato arrestato Gesù. Gli ulivi sono gli stessi. Gli stessi ulivi che c'erano a quel tempo, insomma. No, ma qui in Italia, dicevo. Qui hanno fatto una strage, proprio perché serviva il legno, gli serviva il legno di ulivo. Tra il 400 e il 600 li hanno praticamente distrutti tutti. Non serviva a niente, non sapevano cosa farsene dell'olio e li hanno distrutti tutti. E questa xylella è un parassita di oggi o c'è stato anche nel passato? Ma ci sono sempre stati. Gli ulivi, le malattie, come tutti i vegetali, hanno le loro malattie. Insomma, le epidemie ce ne sono
ce ne sono tantissime. È stata quella qualche anno fa che ha fatto dei grandi disastri in Puglia. La Xylella. La Xylella doveva essere, insomma, sì, sì. Ha fatto dei... cioè, hanno anche, anche loro hanno le malattie, hanno il loro Covid, anche loro. Bene. Senti, invece un'altra domanda. Tu mi hai detto che il... i romani producevano questo olio, quello di migliore qualità, e poi c'era lo scarto. Ma scusa, però mi domando, se tanto poi lo usavano per il corpo, cioè, che differenza aveva? Hai visto quanto costa un profumo in profumeria? Sei andato a vedere, non ti è mai dato di vedere un profumo 70 euro, 80 euro, cioè è alcol essenza, eh? Cioè, insomma, costa niente produrre. Praticamente adesso non si usano più. Cioè, praticamente sono i supporti. Cioè, quando tu vai a comprare una crema per le scottature, non è che c'è, cioè, praticamente un sapone, un olio, un grasso usato, che è stato saponificato, dentro di quello viene messo il principio attivo. Cioè, il 90% è grasso. Quando vai a comprare un vasetto di crema, una crema da notte, una crema per le scottature, per abbronzarsi, così, il 90% è olio saponificato. Quello che c'è dentro viene messo il principio attivo, che è una minima parte, che è quello che poi ti dà l'olio, ha anche delle proprietà così cosmetiche, insomma, si può usare come un po' come cosmetico. Sì, no, ma quello che volevo dire, per tutti gli utilizzi che descrivevi prima, comunque ci voleva un olio di qualità. Esatto, sì, soprattutto per i profumi, perché se l'olio ha un odore cattivo non lo puoi usare. Anche per usare, per dire, per i massaggi hai bisogno di un olio profumato, anche se poi ci metti il profumo, poi dopo hai bisogno di un olio di qualità. La qualità era quella, cioè era quello che distingueva. Cioè più un olio era in odore, più era pregiato, era un po' questo, perché l'olio che si estrae dai noccioli, l'olio che è un odore cattivissimo, cioè, insomma, proprio non ha, cioè, quello che si usa per le lampade, il lampante, cioè, ha un odore terribile, cioè, mentre nell'olio quello, la cosa importante che doveva avere l'olio doveva essere in odore, perché i profumi ce li mettevano loro, erano loro che mettevano dentro il profumo che volevano dentro l'olio. Oggi gli oli essenziali si usano molto per i profumatori d'ambiente. Anche. Ah beh, sì, certo, sì, ma sono diluiti, eh. Sì. Gli oli essenziali hanno di quei costi che sono da paura, eh. Cioè anche quello, cioè, naturalmente prendi l'olio essenziale, la boccetta, c'è dentro 100 grammi, poi vai a leggere, c'è scritto che l'olio essenziale è il 10%, il resto è un olio, infatti si usa l'olio di lino in quei casi, che è ancora più inodore, diciamo il più inodore di tutti gli oli, è comunque diluito. Gli oli essenziali sono costosissimi, naturali, ci sono oli essenziali che costano anche 30.000 euro al chilo, insomma. Per fare un grammo di olio essenziale di rosa servono 100 rose. Cioè, però pensa che praticamente 10 mg di olio essenziale dentro una rosa sono quelli che danno il profumo. Senza quei 10 mg la rosa non profumerebbe di niente. Sono i grassi che trattengono, che assorbono gli odori e li trattengono. Senza l'olio essenziale, senza quei 10 mg la rosa non avrebbe nessun profumo. Quando glielo togli non c'è più odore. Mm-hmm. Bene, io vi saluto. Come sempre bisogna fare i complimenti a... certo. È sempre molto stato troppo pesante. No, è stato interessante. Molto esauriente. Comunque, Daniele, volevo dire una cosa, perché appunto in epoca romana l'importanza dell'olio era pure, diciamo, testimoniata dal fatto che era associato anche il mito di Ercole. Sì, beh, certo. Associato parecchio al discorso, sì. Perché c'era la figura dell'Ercole olivare. Certo. Poi dopo era proprio una sorta di protettore delle vite. Assolutamente. Cioè, certo, parlare di tutto. Cioè, sì, quello che mi fa un po' specie, dico un'opinione mia, è che francamente io non ho visto assolutamente nulla, né tra i greci né tra i romani, dell'olio che veniva usato come alimento.
non ho visto assolutamente nulla. Addirittura appunto a Tivoli, che è una zona di produzione d'olio, tuttora una grande produzione di olio, c'era il Tempio di Ercole Vincitore, che comunque era associato sempre al discorso olivario. Sì, sì, certo, la mitologia. Insomma, anche se non c'era il discorso, diciamo, alimentare. Certo, certo. Poi il fatto, insomma, ungersi d'olio, l'unto, insomma, unto come un sacerdote, viene unto per diventare sacerdote, insomma, l'iniziazione, veniva fatto con l'olio, insomma, era una cosa che aveva tanti aspetti, insomma, tante non reali, anche mitologiche, insomma. Comunque non sono riportate delle cultivar, come per esempio per il vino. Sì. Delle varietà di olivo, come invece per il vino, ad esempio c'è il Falerno, c'era il Falerno, nell'olivo non c'era una varietà, non c'erano delle varietà. Fino al 700 probabilmente ce n'erano due o tre, non di più. C'era quello che appunto noi chiamiamo l'olivastro, cioè che si dice olivo selvatico, sì. Però a parte che non è selvatico, è coltivato, sì. Anche quello, però si dice olivo selvatico, che è probabilmente l'olivo originario, oppure forse ce ne sarà stato un altro, insomma, al massimo. Poi però non ci sono ricerche in quel campo, come invece sono per il vino. Insomma, come si fa a saperlo, insomma, non è che... Quante qualità di olive c'erano nel 300, nel 400, è un po' difficile sapere. Quello che si sa, perché ci sono i testi, che nel 700 allora cominciano proprio a intensificare questi studi, queste ricerche per creare dei nuovi cultivar di olivo. Questo si sa, però quanti ce n'erano prima? Ma probabilmente pochi. Insomma, era un po'... Daniele, credo che un'altra leggenda da sfatare sia quella che si vede spesso nei film, nei racconti, che durante il Medioevo, durante gli assalti ai castelli, usavano l'olio. Ma neanche per idea. È una puttanata incredibile. Insomma, era come buttare giù l'oro. Costato talmente tanto. Era come buttare giù l'oro, insomma. Esattamente. Immaginatevi un po', adesso l'olio di oliva, chi l'abbia scoperto non si sa. A parte che è una cosa abbastanza semplice da estrarre. Cioè, insomma, quindi basta prendere delle olive, si picchiano con un sasso, e già si vede qualche goccia di olio che viene fuori. Quindi possiamo benissimo immaginare che già 7, 8 mila, 6 mila anni fa qualcuno ricavasse l'olio dalle olive. Insomma, come anche possiamo facilmente immaginare che qualcuno avesse inventato qualche marchingegno, magari un po' rudimentale, per estrarre l'olio. Certamente servivano 20 chili di olive per estrarre un bicchiere d'olio. Si trattava chiaramente di una cosa preziosissima, cioè da usare proprio con parsimonia, magari per i riti, magari come medicina, perché come medicina funziona l'olio, come piccole cose, sulle scottature. Quindi veniva usato così, qualcosa, è nato proprio come qualcosa di molto prezioso, di molto... Cioè, insomma, arrivare alle produzioni di oggi, insomma, erano molto lontani, ecco. Insomma... Bene. Non so se... Qualcuno ha altre domande sull'olio? Altrimenti... No, è andato tutto liscio come l'olio. Sono contento allora. Bene.